Buongiorno a tutti, io sono Alfredo Diorio, mi sto occupando ovviamente di quello che sta succedendo sulle nostre coste, cioè l'erosione. Mi occupo perché mi sono interessato in quanto anche responsabile dei servizi di protezione civile e tutela ambientale di questo territorio del comune di Fiumicino. Sono circa 20 anni che stiamo cercando di far capire che per risolvere questo problema definitivamente purtroppo non servono i sassi buttati davanti alla costa, perché a parte il fatto che sono anche molto pericolosi per i bagnanti, eccetera, ma non risolvono il problema dell'erosione della costa. Perché? In primo luogo, diciamo subito che il livello del mare in questi ultimi anni, causa lo scioglimento dei ghiacciai, eccetera, ha aumentato la sua portata sostanzialmente, quindi anche la sua forza. Per quanto riguarda il nostro territorio, in modo particolare Fregene, l'unico sistema che oggi è riconosciuto un po' in tutto il mondo, perché tra l'altro ci ho lavorato anche nella loro costruzione a Dubai, Rimini, in altri posti del mondo, che ha riportato la sabbia, questo sistema, in termini di un anno e mezzo, eccetera. Come funziona? Sono delle barriere, come avete visto dietro il cartellone, sono delle barriere che si montano a terra, praticamente vengono costruite sul molo. Il pontone arriva, le barriere già sono montate, le carica sul pontone, vanno sul posto, sulla linea di boa, e devono essere messe a una determinata profondità. Questa profondità può variare dai 4 metri ai 12 metri di profondità, dipende dallo studio batimetrico del fondale. Che significa questo? Significa che quella sabbia che è stata tolta dal nostro litorale e che ha aperto lo spazio alle mareggiate che hanno distrutto tante cose, ovviamente quella sabbia non è che il mare se l'è mangiata, se l'è portata dentro, cioè se l'è riportata probabilmente intorno agli 800-900 metri di distanza dal litorale stesso. Quindi la soluzione qual è? È creare queste barriere che la loro funzione principale è quella di rompere la forza dell'onda, e nel momento in cui l'onda ritorna non ha la forza di riportare via la sabbia e la lascia. Ci sono tanti esempi, anche Rimini stessa, ripeto, ha adottato questo sistema, Dubai, in Tunisia, insomma, voglio dire, è un sistema che costa un quarto di quello che costa mettere i sassi davanti al litorale, insomma, in quanto tale. E soprattutto è velocissima come risoluzione, perché in termini di 2 o 3 mesi si riesce a fare 4-5 km di protezione della costa stessa attraverso questo tipo di barriere. Oltre a questo, quindi a fermare la forza dell'onda, ripeto, stanno sott'acqua, sul fondo, non si vedono, eccetera, eccetera, ma estando sul fondo hanno anche un'altra funzione, quella di ripopolamento della fauna ittica, perché iniziano ad attaccare le cozze, poi iniziano ad attaccare le ostriche, poi si avvicinano i pesci da scoglio, eccetera, eccetera, e può essere anche un veicolo economico non indifferente per la nostra piccola pesca, perché potrebbero, attraverso anche questa, diciamo, ittiocultura naturale, avere anche una risorsa economica. Quindi è una spesa che è iniziale, che diciamo che credo che stia intorno al massimo intorno a 4 milioni di euro per fare tutto il litorale fino a Passo Scuro circa, ma adesso col PNRR questo progetto può essere finanziato immediatamente. Quindi ci vuole la volontà politica della Regione Lazio in modo particolare e la forza di richiesta da parte dell'amministrazione comunale e soprattutto la partecipazione attiva dei cittadini. Perché ci siamo stancati del litorale nostro che porta turismo, economia e lavoro andare in fumo in questa maniera.